Partiamo dalle copertine e cominciamo a comprendere qual è la grande differenza tra una copertina che noi troviamo in libreria e una copertina che troviamo all'interno di uno store online. Ti piacciono? È molto probabile che contengano qualche cosa che ha a che fare con il vostro stile. Però vedete, questa fotografia non presenta delle caratteristiche idonee ad essere pubblicata, vista. Ecco, quindi raddrizziamo l'immagine, poi bilanciamo il bianco, regoliamo l'esposizione, luce, ombra e contrasto, bianchi, neri e vividezza. D'accordo? Questo è l'ordine nel quale procediamo. C'è una grande differenza tra applicare degli effetti, tra sviluppare un'immagine, applicare degli effetti e svolgere delle operazioni invece di modifica, cioè di fotoritocco. Il cursore verso destra in modo da diminuire l'ombra e vedete che emergono dei dettagli molto interessanti, per esempio dei riflessi, un poster all'interno, dei dettagli che potrebbero essere utili per chi poi dovrà vedere la copertina. Sono creati dal principale produttore al servizio dei creativi di tutto il mondo per mettergli nella condizione di catturare ciò che c'è intorno a loro e sono molto utilizzati. Dettagli, quindi non è più utilizzabile oltre una certa misura. Ora, osservate il giochetto che stiamo facendo. Abbiamo catturato l'immagine di alcuni olivi che si trovano qui proprio di fronte a casa. Se voi premete ulteriormente dentro la vostra selezione, vedete che la combinazione di questi colori che vedete, rosa, ciano, eccetera, sono state definite tre forme differenti per inquadrare questi testi.